Ciao a tutti da Emanuele Rauco e benvenuti al Cosa Summer Edition, ossia la versione estiva. E Summer Edition, pensate, significa edizione d'estate, più o meno, della rubrica di consigli settimanali di Mister Croce Romano. Se durante l'arco dell'anno, quando c'è brutto tempo, io vi consiglio un film da vedere o una serie TV da vedere, un libro da leggere. È un disco da ascoltare. In questa estate vi diciamo svelerò delle cose diverse. Per esempio, vi consiglierò un film da vedere perché è uno dei miei film del cuore, un disco da ascoltare perché è uno dei miei dischi del cuore, un libro da leggere perché è un libro da leggere che si legge bene sotto l'ombrellone o comunque in vacanza. I miei libri del cuore li ho raccontati anche nei precedenti cosa e quindi li potete andare a recuperare lì. Cominciamo però sempre subito, come da un po' di tempo a questa parte, con chi youtubare. Questa settimana youtubiamo Bob. Chi è Bob? È un bel ragazzo con una bella barba bionda. Ha il suo canale si chiama Bob e ha due rubriche sostanzialmente. Diciamo che ne ha tre, due però sono sue, ossia Cucina Zotica e Perché lo dice Bob. Perché lo dice Bob è la mia preferita. Quindi sostanzialmente vi consiglio quella rubrica. È una rubrica in cui si prende il lato, come posso dire, più informativo di YouTube, quindi tutorial, esperimenti, informazioni su cose che non sappiamo, su argomenti che ci interessano tanto ma di cui non abbiamo grandi informazioni, per esempio il vero significato dei simboli, la storia dei simboli e cose di questo tipo, cioè tra curiosità, informazione e misteri da scoprire, e li racconta con un modo estremamente divertente. Lui è veramente divertente e però anche interessante, curioso. Tre cose da sapere sull'euro. Vi dico un po' dei su i suoi video migliori, ovviamente poi sotto vi metto tutti insomma, come dire, le coordinate per andarlo a vedere. È divertentissimo, ma anche utile. E voglio dire, si muove nell'abilissimo confine tra la sottile, come posso dire, tra la cazzata assoluta e invece il video che stuzzica la testa. Seguite Bob, ne vale la pena. Lui fa anche con Cucina con D una rubrica bellissima che si chiama Orrori da discount, di cui però magari parliamo la prossima settimana. Cosa vedere perché è uno dei miei film del cuore? Vabbè, ve lo avrete capito dall'immagine della miniatura. Indiana Jones è l'ultima crociata. Vi metto sotto anche una recensione. È il film che mi ha cambiato la vita, come dicevo già nel video Come imparare ad amare il cinema, che è il primo punto di vista Summer Edition. Indiana Jones e l'ultima crociata è il film che mi ha fatto capire che avrei voluto lavorare nel cinema, che avrei voluto avere a che fare per tutta la vita con la grande macchina cinema. Steven Spielberg, al terzo film della serie di Indiana Jones, prende Harrison Ford, che sia con Indiana Jones che con Han Solo è probabilmente la più grande icona del cinema moderno, per aver partecipato alle due più grandi saghe del cinema moderno, ossia Guerre Stellari e Indiana Jones, e gli mette a fianco nel ruolo del padre la più grande icona forse del cinema d'avventura di tutti i tempi, Sean Connery, ossia 007. E non mette solo le due icone dal punto di vista delle immagini, degli attori, ma il bagaglio culturale, narrativo, mitologico che queste due icone hanno. Il padre di Indiana Jones fa esattamente quello che farebbe uno 007 senza la tecnologia e da vecchio. E questa fusione tra le due massime autorità nel novero dell'avventura cinematografica creano un film assoluto, un film in cui proprio è la meraviglia dell'avventura, dell'azione, dei salti, delle corse, delle scazzottate, della conoscenza degli spazi e dei tempi che fa di Steven Spielberg il John Ford contemporaneo. È qualcosa in cui non è solo rivolto ai bambini, è qualcosa che ti prende e che ti fa tornare bambino in ogni minuto. Mi viene da fare un paragone con un film che ha segnato la mia adolescenza, la mia infanzia, soprattutto come i Goonies. Ecco, i Goonies è un film che è fatto per bambini, che quando lo si riguarda adesso lo si riguarda con magari con la nostalgia con cui lo si vedeva 20 anni fa, 30 anni fa. Ecco, Indiana Jones, tutti i film di Indiana Jones, anche il Teschio di Cristallo, e non provate a parlarne male. Ma l'ultima crociata in particolare ti trasforma di nuovo in bambino, sempre, a qualunque età e qualunque sia il tuo stato mentale. È un film d'avventura straordinario che dimostra, come ho detto anche più volte parlando dei film d'avventura, d'azioni, blockbuster contemporanei, come
quando c'è la maestria del cinema, quando, citando un collega che stimo molto, Mauro Antonini, si ha il cinema dalla propria parte, si può fare anche il film più sciocco del mondo. Tra l'altro, L'ultima crociata non è per niente sciocco, perché dice delle cose sull'importanza della cultura, sull'importanza dell'arte, però si può fare veramente anche una giostra, si può fare anche un Luna Park e segnare l'immaginario. Finisce il film e si ha voglia di rivederlo 10, 100, 1000 volte. Con i film degli ultimi 10 anni a livello di grandi film d'azione o di blockbuster non succede praticamente mai. Cosa ascoltare, perché è uno dei dischi che mi ha cambiato la vita? Smash degli Offspring. Fino, insomma, era il 93 se non sbaglio quando il disco è uscito, e io in quel momento ascoltavo un cazzo, cioè ascoltavo la schifezza che passava casualmente per radio o sulle televisioni musicali, c'era DJ Television all'epoca. E poi all'improvviso qualcuno mi dice: tieni, invece di ascoltarti la DJ Parade, ascoltati sta roba. E da lì la prima grande deviazione nei miei gusti musicali. Smash the Offspring è un disco di punk melodico, velocissimo, suonato in maniera quadrata, solida, potente, ma c'è anche una sfacciatezza melodica che lo rende assolutamente divertente e coinvolgente. C'è il grande punk dell'Orange County degli anni 90, della California degli anni 90, prima di diventare roba da bimbi minchia, e gli Offspring purtroppo parteciperanno alla bimbi minchizzazione del punk americano, soprattutto della East Coast, ma Smash e soprattutto il successivo X Neon di Ombre sono due perle di quel momento, cioè di quando il punk esce dall'underground e diventa per tutti, diventa fenomeno di cassetta, di massa, senza però diventare una volgare imitazione di qualcos'altro. Magari non raggiunge gli apici di, non so, penso a i Bad Religion, però Smash è un disco che veramente fu un proiettile velocissimo e anche divertentissimo nella mente e nella fronte di uno come me, per esempio, che ascoltava la musica da discoteca. Cosa leggere in vacanza sotto l'ombrellone, dove vi pare? Allora, vacanza, estate, è il tempo dei libri gialli. Sostanzialmente, se uno pensa a un libro da leggere in vacanza, è un giallo. Se diciamo libro giallo uguale Agatha Christie, allora potrei consigliarvi soprattutto i romanzi di Hercule Poirot, che sono i miei preferiti, ma anche Miss Marple è straordinaria, ma anche Prude, tutto potrei consigliarvi. E allora vi faccio un altro favore, vi consiglio questo, Il meglio dei racconti di Agatha Christie. È un librone di non so se si trova, questo è un Oscar Mondadori a cura di Federico Roncoroni, sono 700 pagine quasi, e raccoglie tutto il meglio dei racconti di Agatha Christie. Con non solo i racconti con Hercule Poirot, Miss Marple e tutti i vari detective che ha creato Agatha Christie, ma anche i racconti fuori da queste serie, e alcuni sono anche degli atti teatrali, c'è cioè Testimone d'accusa che Billy Wilder tramuterà in ottimo cinema. È un libro davvero dove c'è tutta l'intelligenza di una scrittrice come Agatha Christie, c'è tutta la gioia del meccanismo del giallo, che nel caso di Agatha Christie più di tutti gli altri scrittori di gialli è veramente un gioco. Non c'è, tra virgolette, letteratura nel senso serio e profondo, c'è il gioco, c'è la voglia di sfidarsi a lo scoprirete chi è l'assassino. Ecco, questa gioia è resa in una freschezza di scrittura e anche in, come dire, in tutta l'intelligenza di una donna che scriveva dei dialoghi come pochi giallisti hanno mai scritto. Questi sono i miei primi consigli estivi. Noi ci vediamo venerdì prossimo per il prossimo Cosa 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 Summer Edition, un altro film del mio cuore, un altro disco che mi ha cambiato la vita e un altro libro sotto l'ombrellone e un altro youtuber, ovviamente. Ma poi soprattutto martedì con il secondo punto di vista Summer Edition, vale a dire racconterò un po' del mio lavoro. Se qualche giorno fa vi ho parlato di come ho imparato ad amare il cinema, arrivando alla critica e al mio lavoro, ecco, vi dirò come intendo la critica e come la critica mi ha fatto cambiare modo di intendere, di pensare, di vivere anche il cinema e i film. Parleremo della critica come lavoro, si può fare, non si può fare, dell'Italia, che paese è? Ciao a tutti!